toccare uno dei punti del libro. Io sono Guido Gallelli, in questa veste qui faccio parte di Arcipelago Shack. Quando noi lavoriamo sul territorio e spieghiamo che cos'è lo Shack, una delle criticità che ci vengono rivolte è quello: sì, è una cosa, uno strumento geniale, d'accordo, può aumentare il potere d'acquisto, può aiutare i negozianti a mettersi in rete e quindi interfacciarsi meglio e combattere meglio quello che è la grande distribuzione, però cosa volete fare? Cioè, è uno strumento di buona volontà, è una cosa interessante, però insomma più di tanto non è che potrete risolvere i problemi. La cosa molto interessante che ho trovato nel libro è che Loretta fa una, chiamiamola simulazione: se ci fosse un ipotetico governo che capisce la potenzialità di questo strumento, io l'ho conosciuto, io mi sono impattato su internet, l'ho trovato su internet, quando l'ho scoperto ho fatto un balzo nella sedia, ma assolutamente l'uovo di Colombo è una cosa geniale, come abbiamo fatto a non pensarci prima. Questa credo che sarebbe importante, proprio da economista, questa simulazione, cioè spiegare un attimo cosa potrebbe voler dire su scala nazionale uno strumento come quello dello Shack, quindi della solidarietà che cammina. Grazie. Brevemente, in realtà, questo Valentino lo sa meglio di me perché l'abbiamo discusso proprio in quella simulazione, in realtà se lo Stato, perché io faccio una simulazione dove dico bene, questa è la situazione, allora cosa facciamo? Noi abbiamo un buon 55-60% del debito che è nelle mani degli italiani e quello lo dobbiamo pagare, perché insomma è giusto non pagare i nostri risparmiatori. Quindi noi potremmo rinegoziare il debito esterno e poi potremmo fare una rinegoziazione di quel 45% seguendo l'esempio della Grecia ed avere una riduzione del 50% del nostro debito. Però come facciamo poi per il debito che abbiamo a casa? Allora, un modo potrebbe essere quello di utilizzare lo Shack, però giustamente come Mattia Loponesi, nel momento in cui lo Stato utilizza lo Shack e quindi diventa uno strumento a livello monetario nazionale, cessa di essere un buono sconto e diventa una moneta alternativa. Chiaramente, complementare, assolutamente, sì, che, con circolazione parallela, assolutamente. È chiaro che lo Stato sovrano può fare quello che vuole, quindi noi la simulazione l'abbiamo fatta pensando a uno Stato sovrano. Io personalmente penso che l'Europa non ci farebbe mai fare una cosa del genere, però ecco, quello che si potrebbe fare è riacquistare la nostra sovranità monetaria, perché noi non abbiamo la sovranità monetaria, ecco.